Ritrovata la vetta domenica scorsa, la capolista del girone B di eccellenza affronta quello che sembra l'ultimo ostacolo significativo prima del traguardo finale. Da Roberto Pera, San Cesario Lupo Frascati, amici del grande calcio dilettante, buongiorno da Andrea Dirix e Gianluca Di Bella. Fischia l'arbitro, parte Rocchi, attenzione, pallone che gira e Pagano ci mette le mani. Lo prende Cimo. Rocchi va col mancino dentro, colpo di testa da parte di Reali e pallone che termina a fondo campo. Fischia l'arbitro, parte Iannotti, pallone che scende, colpo di testa di Santoni col pallone che termina di un soffio al lato. Si libera elegantemente di Rocchi, attenzione al numero 11 della Lupo Frascati, pallone dentro, la posizione di guardabasso regolare, guardabasso, pallone dentro e l'anticipo decisivo di Razzini. In tre su Neri che rientra con una magia, attenzione ancora Neri, alla fine Iannotti, attenzione, ma c'è ancora Neri, palo, rete, Neri, proprio Neri, col pallone che ha incrociato il palo alla destra di Pagano e poi è terminato in fondo al sacco. Va a prenderlo Brasiello, gli soffia il pallone, Reali, poi taglierà il pallone dentro, attenzione! Ancora Iannotti, scarico su Marziale, zona cross, lo effettua sul secondo palo, atterra un uomo, esce qui Macellari non benissimo, attenzione, pallone che termina di un soffio sul fondo. Rufini, Simboli, va subito in verticale, numero 2 del San Cesario dalla parte opposta, Neri, il raddoppio del San Cesario, ancora Neri, pazzesco stacco di testa. Tutto il San Cesario a protezione di questa preziosissima vittoria. Parte Cichella, diretto verso la porta, rete, la rete di Cichella, strepitoso calcio di punizione da distanza siderale. Scarico su Rocchi, zona cross, rientra sul destro Rocchi, la mette dentro, attenzione Gagliarducci! Rubino, quasi zona tiro, ci prova Rubino, pallone che sfiora il palo e termina sul fondo, applausi anche per Rubino. Parte Rocchi, pallone nel mucchio, Tagliarol! Ma si è alzata la bandierina dell'assistente. Fischia intanto l'arbitro. Parte Rocchi col destro. Dice di no Pagano. Tocco per Brasiello. Attenzione, può penetrare Brasiello. Brasiello ancora. Brasiello lo mette dentro con un guizzo Macellari. E finisce qui al Pera. Un grande San Cesario. Con un monumentale Marco Neri si aggiudica l'intera posta, al tappeto la Lupo Frascati che cade per la quinta volta stagionale contro la formazione di Lucidi.